Buonasera a tutti, come vedete stiamo, diciamo, organizzando, stiamo parlando di Arezzo. In che maniera, Moreno? Certo, questo è il panorama di Arezzo, ma dopo il panorama vedremo la gara, la scalata al castello, la Ecco, 47ª edizione. questa chiaramente è un'edizione un po' particolare, un po' speciale, fatta in notturna. Qui la panoramica della città che chiaramente diciamo, ci accoglie per questa 47ª edizione, e qui sono le fasi, diciamo, prima della gara. Ovviamente anche questa, come la scalata al castello, come il campione di società, purtroppo disturbata dalle condizioni meteo, ma non hanno disturbato gli atleti che hanno diciamo, partecipato a questa competizione. No, io sono uno di quelli che ha partecipato. Effettivamente, come organizzatore, dispiace quando piove perché è più difficile organizzare. Però ecco, l'acqua che è venuta, la pioggia che è venuta, non ha disturbato per niente i corridori. Anzi, Esatto, però ecco, come si diceva prima, la parte organizzativa è quella un pochino più precaria, quella che crea difficoltà, problematiche per partire anche più per che la mai, viabilità, sì. per tutte queste cose qui, che chiaramente, diciamo, bloccando un pochino la città dalle 20 in poi, insomma, ha creato qualche piccolo disagio. Comunque sia, diciamo, la manifestazione poi si è svolta regolarmente. È andata, ecco, qui vediamo proprio la parte amatoriale, quella degli amatori, dei master, che alcuni dei quali sono rimasti un pochino, Sì, diciamo, si sono allontanati, non hanno non hanno partecipato proprio partecipato, per le sì. condizioni meteo che in alcuni tratti, diciamo, della provincia d'Arezzo e non soltanto, erano abbastanza Sì, intensi. perché gli iscritti non erano eccessivi, erano giusti per il circuito che c'è adesso, erano 310 iscritti, Esatto, però anche ecco, perché sì. chiaramente poi con i doppiaggi, eccetera, avrebbe No, creato grandi difficoltà. effettivamente sì, quando grossi numeri avrebbero insomma creato dei disagi. Ecco, qui vediamo chiaramente gli atleti maggiormente accreditati della Polisportiva di Pulciano, ma non soltanto mettersi in luce. Qui abbiamo visto intanto la Volpi Francesca per quanto riguarda il settore femminile, poi la Genziana Cenni, anche lei ritornata ma ancora non in condizioni perfette, addirittura si è dovuta ritirare, come se alcuni si sono ritirati, insomma, ecco, Sì. in questa giornata un po' particolare. E abbiamo visto anche rientri come Tonelli Luigi, insomma, che non demorde Sì. mai in queste competizioni più importanti anche diciamo, della nostra città. Ecco, qui chiaramente il percorso, un percorso completamente chiuso al traffico, come vediamo, quindi ringraziamo anche la Polizia Municipale per il servizio che ha prestato per questa competizione, tutto diciamo, l'ampiezza, diciamo, della parte organizzativa. Vediamo Fontana Camilla, anche lei rientrata proprio dalla gara Dopo dopo un un paio di anno, anni, sì, dopo un ma anno e anche mezzo, sì. insomma. E qui che chiaramente Guido Monaco sovrasta un po' tutta lo svolgimento della gara. Brandeschi Francesca che in questa competizione si esalta. Sì, ha vinto mi sembra 3 volte, mi sembra. Questa è la terza volta, era partita un po' lentamente e dopo Come è al solito, riuscita, sì, diciamo, a recupera sempre, recuperare il recupera. finale. Sì, ho fatto un sacco di gare quest'anno, tutte nel finale, ho fatto un esplorare negli ultimi chilometri proprio. E qui vediamo il gruppo di testa con Matthews a tirare la gara, Tartaglini, Taos e poi Cardelli che inseguono. Questo chiaramente i tre giri previsti dalla competizione. Poi vediamo Pastorini e vediamo anche Mori, Davanti ah sì. che si è fermato. Probabilmente vedi proprio questo dettaglio sulla Sui corsa piedi scarsi, sì. scalza. Che ancora resiste, insomma, quindi deve avere dei calli Sì, deve essere preparato, adeguatamente. cioè, Sì. c'era un altro professore di Fiesole Sì. che gareggiava ultimamente, non l'ho più visto, però ecco lui quando c'erano, ecco qui ci vediamo l'arrivo con i doppiati, l'arrivo Tartaglini che è in volata, batte Matthews Malvin. Eh sì, questa è stata una bella volata, purtroppo, diciamo, come dicevamo prima, se fossero stati tantissimi gli atleti ci sarebbero state delle problematiche. Addirittura qui doppia la sua compagna, sì, Caglini. E qui ecco il susseguirsi dei vari concorrenti, poi l'arrivo anche della prima donna, vediamo la Barneschi Francesca in mezzo al gruppo diciamo, degli amatori che C'è, ma di hanno Renzone partecipato. c'era Esatto. accanto. Qui Qui vediamo sono i primi proprio. tre, Sì, poi dopo nelle assoluti. varie categorie, Mori che ha vinto nella categoria, Cardelli nella categoria davanti a Christian Tarast, poi Terchi, poi abbiamo Terchi Alfieri nella categoria dei veterani. Sono E qui siamo partiti un flash sui un bambini. flash anche sui bambini. Ovviamente queste immagini sono chiaramente più contenute, la settimana prossima daremo un servizio ampio proprio sulla gara amatori, sul settore giovanile, dove sono stati ripresi un po' tutti i vari concorrenti, che vediamo ancora
grandi volate, questi 200 metri che sono stati un pochino adottati per tutti i concorrenti, veramente agguerritissimi, direi è stata anche spettacolare questa partecipazione. Sì, anche perché qui hanno corso in sicurezza, erano, anche i genitori erano dalle parti, quindi ecco, è bello vederli correre tutti così. Senza che chiaramente i genitori potessero accompagnare i propri figli, ecco che vediamo dalla parte posteriore, insomma, ecco questi arrivi. E qui c'è sempre il problema del Corso Italia, che la gente vuole passare per forza. Ecco, qui siamo passati alla gara femminile, 5 km femminile, misurata proprio, se uno faceva il tempo era considerato come record, quindi non erano tantissime alla partenza, però c'era la qualità. La qualità, sì. Quindi diciamo che qui l'atleta che era maggiormente accreditata, la etiope Helen Tola, che aveva un personale 2:21 nella maratona, ma diciamo, sì, anche 1:06 nella mezza, 31:15 nei 10 km, insomma, quindi questa qui voleva fare veramente un tempo lungo e quindi è partita fortissima addirittura già dal primo giro, perché secondo anche le impressioni del manager che l'ha accompagnata, chiaramente ha detto, dice, vabbè, essendo una gara breve, dice, posso andare forte. Poi ha subito un po' anche il ritorno delle concorrenti, delle avversarie, sì. Quindi la Kewal, la Naimana, insomma la Lagatte, che si sono, diciamo, un pochino portate all'inseguimento della battistrada, ma questa qui era veramente forte. No, lei è partita, ha fatto i primi due giri, perché è partita con l'intenzione, voleva fare il record del mondo, almeno per così. Poi ha fatto due giri fortissimi, però dopo si è accorta che era impossibile mantenere quel ritmo e si è adagiata sì, un pochino nella parte finale, perché poi non sembra, ma questo tratto qui, il tratto anche della zona di Sant'Agostino, effettivamente sì, ma... è leggermente in salita. Sì, ma poi ecco, questo è tutto diritto. Dalla parte opposta, in via Garibaldi, ci sono delle curve, insomma, il percorso non era abbastanza stretto, c'era anche... In posto alcuni atleti, quelli più alti, dovevano abbassare la testa perché c'erano gli ombrelloni che davano noi. Anche quello, sì, purtroppo quel problema lì è stato un problema proprio di tracciato, ma come dicevamo, purtroppo le condizioni anche meteo hanno creato qualche difficoltà da un punto di vista proprio dello svolgimento della gara in alcuni tratti del tracciato. Però direi grande spettacolo, grande performance da parte di Helen Tola, che sicuramente ne sentiremo parlare anche nel proseguo. È giunta seconda a Tokyo con 2:21 nella maratona, insomma, una delle migliori prestazioni mondiali di sempre. E dovrebbe essere presente alla maratonina Città d'Arezzo. Ci si sta lavorando perché possa fare veramente un grande risultato, perché 66 nella mezza maratona significa veramente l'elite del mondo. Proprio risultati estremamente importanti. Vediamo questa atleta, ecco qui, che devono effettuare sei giri. Chiaramente abbastanza intensi da parte di queste ragazze, e qui diciamo che per gli altri non c'è stata niente da fare, cioè, fatta eccezione per Keivel e la Naimana e la Lagatte, che sono, diciamo, scese tutte sotto i 16 minuti, il resto diventava difficile. Qui vediamo proprio l'atleta che adesso comincia a sentire l'appesantimento, e dietro c'è, qui siamo all'ultimo giro, vedete dietro la Kewal, che era partita un pochino più tranquilla nella fase iniziale, adesso sta recuperando qualche metro nei confronti della battistrada, che chiaramente, e quindi ecco qui viene stimolata proprio da questo inseguimento. Sì, ma infatti, come era i primi due giri, il vantaggio che aveva preso piano piano si è assottigliato, è diventato, insomma, più interessante, sì, quasi da un punto di vista, sì. E direi sono andate molto bene anche la Valeria Ruffino che mantiene questo quinto posto dello scorso anno, e poi anche la Cristina Santi, altra atleta, diciamo, del Centro Sportivo Esercito, che si sono comportate quindi sesto posto. Cioè quest'anno veramente anche a livello femminile abbiamo collocato nei primi sei nel podio le prime due atlete italiane in campo femminile, poi dopo vedremo quello maschile, ma comunque sia, ecco, qui vediamo ancora la spinta, vedete abbastanza pesante in questo tratto del percorso, però va a vincere, ma diciamo che il vantaggio non è stato, no, diciamo, non era in partenza, esatto, era, quindi è arrivata proprio vicino, sì. Peccato, però 15:35 su 5 km, tanto di cappello, su 15:40 della Kewal, e poi Naimana 15:52, quindi le prime tre sotto 15 minuti, sicuramente il record 16 minuti. Sotto 16 minuti, diciamo che sono i risultati migliori della scalata al Castello, perché poi quest'anno omologata, gli anni passati non era omologata, ma era lo stesso tracciato, quindi abbiamo visto che la differenza da un punto di vista anche proprio tecnico dei tempi era diversa.
ecco, vediamo gli arrivi che si susseguono, diciamo anche la Martinetti, atleta diciamo giovanissima di Perugia, è arrivata undicesima. Oggi è stata una bellissima gara qui ad Arezzo, per me è la seconda volta, sono venuta già lo scorso anno a partecipare e mi sono sempre divertita, anche quest'anno sono riuscita a confermare la prestazione dell'anno scorso, e le atlete in gara erano fortissime, e è stata una bellissima esperienza, c'era tantissimo tifo, un bellissimo percorso e quindi sono molto contenta. Ecco, qui intanto vediamo, abbiamo visto l'intervista della Ruffino e qui intanto il ballo di Sandarelli e Nicoletta che si è diciamo portato il gruppo, purtroppo il tempo non ci ha permesso di lavorare più di tanto, però sicuramente è stata una cosa gradevole e piacevole. Ah, sicuramente da ripetere eventualmente. Sì, un intermezzo fra una gara e l'altra e poi anche nel finale. E qui intanto siamo proprio alla presentazione degli atleti maggiormente accreditati, vedete con la maglia azzurra, quella un po' mista con blu e azzurro, degli azzurri. Scusate la ripetizione diciamo di queste parole, però sicuramente la gara maschile era una gara ad altissimo livello sia per quanto riguarda la presenza degli atleti diciamo internazionali, ma anche la presenza dei maggiori atleti italiani accreditati. Mancava Stefano La Rosa, purtroppo un problema articolare l'ha costretto a rinunciare alla partecipazione e lui sarebbe stato della partita, perché a questo punto qui veramente sarebbe stato un atleta che poteva dare tanto e di più anche alla sì, competizione stessa. Ha detto che dice, no, mi dispiace non venire, ma Arezzo quando vengo devo stare bene perché dopo do tutto e stando come sto adesso avrei dato tutto e non avrei fatto insomma non la figura, fatto il risultato sì, sì, che avevo intenzione di fare. E qui vediamo intanto anche Quazzola a condurre la gara, l'atleta che quest'anno ha accreditato di 28,40 nei 10.000, atleta giovane che viene del 94, pensate, insomma, ecco, quindi un atleta che tutto sommato è un emergente. E poi vediamo anche ovviamente Calale col pettorale numero 1 sulla sinistra, che era uno dei maggiori accreditati, vincitore lo scorso anno, non sapevamo se quest'anno poteva fare il bis oppure no. E poi la presenza anche di Yassine El Khalil, il nostro atleta diciamo aretino della Polisportiva Prociano, che aveva l'obiettivo di non essere doppiato, ovviamente un periodo di ma Ramadan abbiamo eccetera. Detto di La Rosa, ma non abbiamo detto di Meucci, mi sembra, no, ne abbiamo parlato, no, ecco, ecco. Posta. Poi ora andiamo ovviamente agli atleti di casa nostra, quindi quelli maggiormente accreditati, quindi Daniele Meucci insieme a Lorenzo Dini e anche a Marco Salami, che erano i tre azzurri che poi parteciperanno alla Coppa dei Campioni proprio nel prossimo 1 di luglio, quindi saranno gli atleti che rappresenteranno l'Italia nel mezzo fondo. Ecco che intanto vediamo Daniele Meucci, sì, che era nel gruppetto diciamo degli immediati inseguitori, è andato con una certa gradualità, poi è andato in crescendo. Cioè io rispetto a altre volte l'ho visto molto bene, ho detto proprio concentrato sì, cioè voleva fare una bella gara e alla fine ha detto infatti che è contento. L'ho visto correre molto bene e c'ha, insomma, ecco, rispetto a qualcuno c'ha un bello stile. E che vediamo proprio risalire sulla testa della corsa con Calale, Irabaruta, poi Kipengetic che stanno tirando la gara. E qui un infortunio alla partenza dell'atleta che si è diciamo un atleta keniano che si è fermato. Qui intanto vediamo Daniele Minucci che sta tirando il gruppetto degli inseguitori con il 5, vediamo Lorenzo Dini, poi Marco Salami e poi anche Lino Italo Guazzola. Qui vediamo nella parte sopra in via Garibaldi, chiaramente un tratto molto vario che però sicuramente stimola gli atleti a spingere. Ecco, vediamo Kem Lalle sulla sinistra, questa atleta insieme a Essien e Khalil, vincitore di 2 anni fa, mi sembra rispetto allo scorso anno migliorato tantissimo. Quindi, corre benissimo, è esatto, leggero, molto leggero. Può crescere tanto. Quindi, c'ha un bello stile, corre benissimo. E qui vediamo che Ismael Calale Sceranga, che chiaramente voleva fare il record della competizione, gara di 10 km, quindi importante anche a livello internazionale portare un risultato tecnico di valore in giro, ovviamente è un biglietto da visita determinante, pertanto non hanno guardato a tante sottigliezze. Non si sono guardati in faccia, sì. È stata la gara, è una gara che ovviamente questa qui non sappiamo come mai, ma rispetto alle altre gare questa viene sempre
stimolata, viene sempre tirata, quindi una gara che non dimoltono mai. Sicuramente altre gare sono meno importanti di questa, e ottenere, fare un risultato in mezzo a tutta questa gente sicuramente gli porta per le prossime, per le gare successive. Quotazione differente, perché questi sono professionisti, esatto. Quindi sono persone che il risultato tecnico verrà chiaramente collocato nella IAF, quindi nei risultati internazionali, pertanto essendo una gara organizzata e omologata, quindi intanto vediamo Daniele Amici che sta spingendo, ma anche il giovane Lorenzo Dini e anche Salami veramente sta andando forte. Io direi che veramente si sono dati da fare, ecco, anche Lorenzo Dini che si allena con Stefano Baldini, il suo allenatore addirittura. Deve essere presente in quella serata, non è venuto per motivi proprio di compleanno, però sicuramente è stato un regalo che ha fatto il suo, diciamo, pupillo Lorenzo Dini a Stefano Baldini, quindi può darsi lo possiamo rivedere nella mezza di Arezzo a fine ottobre, quindi ci sarà forse questa occasione. Intanto vediamo le Baruta, ma vediamo anche le Meucci, poi Kipengetici e Dini a spingere per cercare di recuperare il Baruta, mentre Calale era leggermente avvantaggiato rispetto agli altri, però qui stanno spingendo forte, cioè sono ritmi sostenuti, pensando che questi andavano a 2,49, 2,50 insomma chilometro costantemente per 10 chilometri, insomma ragazzi, sì, cioè, di camminare. La settimana precedente a questa gara qui, proprio sabato a Monselice, Lorenzo Dini aveva vinto il campionato italiano dei 10.000 metri in 28, sì, sì. E sotto i 29, quindi insomma aveva fatto una bella gara anche lì. E qui vediamo Calale che chiaramente sta controllando il tempo quando ancora mancano un po' di... E qui vediamo la coppia degli azzurri con sulla sinistra Daniele Meucci, sulla destra Lorenzo Dini, giovane emergente, direi ne sentiremo parlare tantissimo. Tutti anche... e due toscani, uno sì, di Livorno e uno di Pisa. Quindi... Ora, tra l'altro c'è Lorenzo Dini che vive insieme al fratello Samuele su a Modena da Baldini, e quindi ecco qui vediamo proprio Lorenzo Dini, giovane atleta, è sempre stato molto forte anche nelle categorie, sì, giovanili, adesso veramente è esploso e forse è uno di quei pochi casi in cui abbiamo visto atleti forti in categorie giovanili e anche nella categoria assoluta. Qui Dibra che ancora resiste prima di farsi doppiare, quindi era l'obiettivo principale, direi tenace anche per lui questa cosa. E poi vediamo anche per quanto riguarda la presenza di Nizikun Kunda, l'atleta burundiano che ha vinto Castelbuono, che però in questa occasione qui è andato non particolarmente bene. E qui vediamo Ira Baruta, atleta spettacolare, tra l'altro intelligentissimo, un atleta che è laureato, insomma, cioè, quindi non sono persone che sono improvvisate, sono persone anche culturalmente elevata, insomma, da questo punto di vista qui. E qui vediamo ancora, ecco qui vediamo anche, addirittura benché la serata era fresca, Calale utilizza anche il rifornimento. Sì, sì. Ecco qui vediamo Yassine El Khalil, l'abbiamo visto di sfuggita, che ovviamente aveva l'obiettivo di non farsi doppiare, e tutto sommato non è andato male, perché poi ha completato la sua prova in 3.01 come tempo, diciamo, a chilometro, quindi pensate, insomma, ecco, per 10 km vuol dire andare forte, ha fatto 30.09, che per lui sicuramente è un grande risultato. E vediamo comunque, ecco, anche gli atleti italiani che stanno viaggiando bene, comunque, cioè, molto facile, qui, molto facile, cammino, ragazzi, sì, molto facile. Vediamo Calale qui in questo caso, qui vediamo Meucci e Dini, e poi vediamo anche Kipengetic, sono gli atleti che stanno inseguendo. Qui invece abbiamo visto Kemlal insieme a Nizikunda, e ancora vedete la spinta, 12 giri, pensate, 12 giri di questo tracciato. Qui vediamo proprio il passaggio anche di fronte al pubblico nella zona centrale, che chiaramente stimola ancora ad andare più forte. Leggermente perde Salami, però ecco, da un commento fatto anche da Salami, dice: è uno spettacolo, ci corre ad Arezzo, non capita molto spesso di trovare tanti atleti così forti, soprattutto stimolati in questa maniera, quindi è una manifestazione che noi ne sentiamo parlare tantissimo in campo nazionale. Per gli addetti è una gara molto importante questa, quindi c'è molti i profani che non sanno cos'è, è la scala, tutti gli vanno bene, anche perché è rimasta una delle poche gare in circuito che è ancora ad alto livello. Siamo a Castelbuono, che però l'anno scorso non aveva il livello che c'era quest'anno, che ha avuto questa gara qui, quindi... E qui vediamo chi è Yassine El Khalil insieme a Grano Giovanni, Atletica Isernia,
ecco, che stanno inseguendo. Qui intanto Guazzolo chiaramente cominciano a sgretolarsi dietro la spinta forte di Calale e tutti gli avversari, poi 12 giri sono tanti, l'ha messa un po' tutti in fila indiana, insomma, ecco. Qui vediamo anche il susseguirsi e qui ancora, qui siamo a 4 giri, pensate, a 4 giri dalla conclusione, questo vantaggio di Calale, che se avesse avuto un atleta insieme probabilmente sarebbero scesi maggiormente sotto i 28 minuti, sì. Sotto 28 minuti, quindi ovviamente grande risultato che avrebbe dato una spinta importante alla competizione. Ed ecco qui ancora, vedete, ancora, io direi con grande proprio caparbietà, ma soprattutto è stato concentrato per tutta la gara, proprio, ecco, quindi atleta fortissimo. Qui vediamo ancora Calale che addirittura si appresta a doppiare Guidotti, lo vediamo lì, quindi alcuni atleti che vengono doppiati, però rispetto agli anni passati, insomma, arrivati 19 su 20, su 28 su 29, che insomma è stato veramente, significa il valore degli atleti in campo importante. Qui vediamo la coppia degli azzurri che si sono messi insieme e stanno facendo un ritmo veramente importante, quindi bene, questo fa bene anche all'atletica, fa bene, diciamo, anche all'ambiente proprio del podismo, ma soprattutto della corsa. Ecco, vediamo proprio che stanno a ridosso di Kip Engetici, soprattutto Daniele Meucci, sì, che ricordiamo vincitore del 2008-2009, quindi in quell'edizione. Sì, e poi ci ha vinto nella maratonina del 2003, ha vinto il campionato qui in questo posto, dei juniors di mezza maratona. Promesse di mezza, quindi Arezzo maratona. lo conosce bene, addirittura poi sentiremo anche l'intervista che ci ha rilasciato proprio dopo la gara. E qui vediamo proprio ancora insieme a Lorenzo Dini cercare di tamponare quello spazio che c'è fra loro e Kip Engetici, sono quei pochissimi metri, ma sono a volte importanti, insomma. E qui vediamo ancora Calale, atleta che oramai non è più sconosciuto, corso con il pettorale numero uno, ma ha comandato la gara, ecco, ha fatto onore al pettorale, esatto. Qui intanto vediamo alcuni atleti doppiati, quindi erano costretti a fermarsi proprio perché la regola, diciamo, della scalata al castello, nel momento che viene doppiato si deve fermare. Qui intanto vediamo anche passaggio di Kem Lal, poi gli altri, Quazzola, vedete ancora dietro, insomma, ecco gli atleti che stanno, Isorio, Kurgat, Keghe, insomma atleti del Kenya che ovviamente vengono anche loro un po' frustati, diciamo, dalla spinta del battistrada. Eccolo qui ancora, sì, abbiamo visto anche il Mazzuri, non particolarmente in forma, atleta che viene dalla mezza maratona, dalla maratona, e probabilmente queste distanze così brevi. Esatto, qui abbiamo visto questo abbassamento della testa. Specialmente di Meucci e di Kem Lal, che Kem Lal ogni volta passava lì doveva abbassare la testa. Male. E qui vediamo, ecco, questa forse è il tratto un pochino più impegnativo del percorso. Sì, perché questo variazione di ritmo e proprio c'è qualche curva. Cioè, però quindi, direi, vedete, dopo anche da qui in poi è tutta discesa. La corsa è molto fluida da parte di questi due atleti che stanno veramente andando molto bene. Qui ancora siamo messi proprio alle fasi finali della competizione, ecco proprio il suono della campana. Vediamo che Calale ha doppiato questa atleta che adesso dopo il superamento verrà fermato, quindi sarà costretto a fermarsi. Secondo è Irabaruta, l'atleta burundiano che ha un personale di 28 e 13, diciamo nei 10.000, quindi molto forte. E qui vediamo che Daniele Meucci si esalta in questo ultimo giro, passa Kip Engetici, poi Dini subito dietro. Ecco, questi sono gli atleti che stanno veramente inseguendo, cercando di trovare una posizione importante anche. E qui vediamo proprio lo stimolo, ma soprattutto la spinta da parte di Daniele Meucci nei confronti di Kip Engetici. Cerca di resistere anche Lorenzo Dini, che in questo frangente perde qualche metro, ma ancora è tutto da giocarsela, insomma. Qui siamo a circa 500 metri, 600 metri dalla conclusione. Sì, 600 metri. Qui vediamo, sì, vediamo una battaglia veramente impressionante. Guarda, Garibaldi, alternandosi in questa evoluzione, in questo scambio tra Meucci e Kip Engetici. Poi vediamo che ancora è passato anche il Mazzuri, un altro passaggio, e adesso dovrebbe essere la volta ecco qui ancora nella parte, diciamo, un pochino più arretrata.
qui vediamo ancora i due atleti addirittura proprio battagliarsi. Guarda, mazza, questa non l'avevo vista, questa cosa che impressionante. Questa via Margaritone ieri passa davanti. E qui vediamo l'arrivo, addirittura si permette di alzare le braccia anche per tempo Calale Ismael Schlanga, che va a vincere con, pensate, con 28 minuti e 0,3 tempo a chilometro 2,48, quindi una media di 21,390. Al secondo posto Irabaruta Oliver del Burundi, 28,11. Vedete, guarda che spinta veramente impressionante. E poi vediamo al terzo posto invece che la volata finale di Daniele Miucci, che va a ottenere questo terzo posto nel podio con 28,19, una media di 2,50, 21,189 il suo ritmo. Poi al quarto posto abbiamo visto Kipengerci, quinto posto per Lorenzo Dini delle Fiamme Gialle, 28,25, quindi grandi risultati da un punto di vista proprio anche tecnico, che hanno reso soddisfatti anche gli atleti stessi, perché poi alla fine se riescono a fare i tempi buoni, certo, sono tutti ben felici. E poi, come ripetiamo, questi risultati andranno nelle graduatorie mondiali inseriti. Ovviamente un 28 è sempre un risultato importante. E vediamo che anche Yassin El Khalil, che giunge al traguardo addirittura con 30,09, quindi anche per lui un grande personale. E poi siamo al podio con la presenza dell'assessore Nisini insieme alla ufficiale cominciale del CONI, Giorgio Cerbai. Qui vediamo la Helen Tola, grande, graziosa ragazza che vince questa gara femminile. È stato un bel test per questo periodo, e il programma futuro, l'appuntamento fondamentale di quest'anno sono i mondiali. Sono molto contento e diciamo che oggi l'obiettivo era buttarsi dietro e provare a correre quello che oggi avevamo. Diciamo che è stato un gran test su strada, abbiamo fatto una penso di aver fatto comunque una bella gara e un buon risultato, e comunque per adesso l'obiettivo più vicino intanto sono la Coppa Europa di 10.000 e poi dopo vedremo i programmi. Sì, sono molto soddisfatto, è la prima volta che vengo a correre ad Arezzo, è un'atmosfera molto bella, sono contento di essermi confrontato oggi con Daniele e con Lorenzo per vedere a che punto ero, e sono molto contento. Anche il mio obiettivo è la Coppa Europa, e insomma vediamo, la strada e gli allenamenti stanno proseguendo bene, e quindi andiamo avanti così. Mi allenerò un po' con Lorenzo e un po' con Daniele nei prossimi mesi per crescere ancora. Bene, quindi vediamo l'arrivo al Running T della Helen Tola e poi anche di Calale. Ovviamente l'appuntamento sarà per la prossima settimana per quanto riguarda la rubrica di podismo e atletica, con le immagini più amatoriali delle gare amatoriali, sì, e dei bambini, insomma, ecco, un flash sarà un pochino più ampia. Bene, con questo poi ovviamente l'appuntamento per Arezzo sarà il 28 di ottobre con la maratonina Città di Arezzo. Grazie e buona serata a tutti voi.